In questo video parleremo di come creare utenti aggiuntivi in Wiser for KNX e associare una visualizzazione differente. Accediamo al nostro Wiser, abbiamo già un progetto a bordo. Un progetto dove abbiamo una casa, un ufficio, AWS e Alarm. Noi vogliamo far accedere a due utenti diversi in visualizzazione, uno che può vedere solo la parte home e l'altro solo la parte office, perché se l'impianto è grande ci possono essere più visualizzazioni con utenti differenti. Quindi andiamo a creare prima di tutto un nuovo utente, chiamiamo home, processo home per convenzione, login, facciamo la stessa cosa, home. Password, inseriamo una password che vogliamo utilizzare. Ok, accesso e visualizzazione parziale. Schedulazione e andamenti non ci interessano per questo utente. Visualizzazione, diciamo che vede solo la home. E andiamo a salvare. Ne creiamo uno nuovo che chiamiamo Office. Visualizzazione parziale e lo facciamo accedere solo a Office. Andiamo a salvare. Ora usciamo dal sistema. Accediamo come home. Accediamo prima a Wiser. Andiamo in visualizzazione. Ok, inseriamo utenza home. E l'utente home accede direttamente alla visualizzazione della home, della gestione della casa. Ora facciamo la stessa cosa con Office. Accediamo con l'utente Office. Office. L'utente avrà solo la visualizzazione Office. In questo modo abbiamo configurato due utenti con due tipi di accessi sullo stesso dispositivo.